Iniziamo la celebrazione con il canto Ti esalto, Dio mio Re, numero 283. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurare la sua grandezza. Ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. Ti esalto, Dio mio Re, canterò in eterno a te. Voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e all'inizio di questa Santa Messa invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Ti adoriamo, ti
glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo Signore Dio. Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati del mondo, accogli, accogli la nostra supplica, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, perché tu solo sei santo, solo il Signore, solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Santo, nella gloria di Dio Padre, amen. Nella gloria di Dio Padre, preghiamo. O Dio nostro Padre, che nel tuo Figlio ci hai riaperto la porta della salvezza, infondi in noi la sapienza dello Spirito, perché fra le insidie del mondo sappiamo riconoscere la voce di Cristo, buon pastore, che ci dona l'abbondanza della vita. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste, Pietro con gli undici si alzò in piedi e a voce alta parlò così: sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. All'udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: che cosa dobbiamo fare, fratelli? E Pietro disse loro: convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro. Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: salvatevi da questa generazione perversa. Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno furono aggiunte circa 3.000 persone. Parola di Dio. Prendiamo parte di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore.
pastore, non manco di nulla. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo, infatti, siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno nella sua bocca. Insultato, non rispondeva con insulti. Maltrattato, non minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, Cristo è risorto, gloria a te Signore. Alleluia, Cristo è risorto, gloria a te Signore. Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia, Cristo è risorto, gloria a te Signore. Alleluia, Cristo è risorto, gloria a te Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse: in verità io vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse. E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce.
Un estraneo, invece, non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui perché non conoscono la voce degli estranei. Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità io vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Innanzitutto desidero rivolgere un cordiale saluto a tutti voi, fratelli e sorelle, che grazie agli strumenti che la tecnica mette a nostra disposizione vi unite a noi questa sera durante la celebrazione della Santa Messa, vi unite a noi nella preghiera e nella comunione spirituale. E proprio nell'utilizzo virtuoso di questi strumenti, il rinnovamento dello spirito ha avviato questa lodevole iniziativa dal significativo titolo di «Io resto a casa, prego, intercedo, dono». In questi tre verbi mi sembra si riassuma la vita del discepolo del risorto. È il discepolo questa vita, la vita, la sequela di Cristo, la vive e la deve vivere in ogni circostanza della sua esistenza, anche in mezzo a difficoltà e pericoli, anzi, soprattutto in queste circostanze. E sono certo che questa iniziativa abbia aiutato e continui ad aiutare molto a questo fine. Lo Spirito renderà manifesti poi i suoi frutti. Oggi celebriamo la quarta domenica di Pasqua. Nelle ultime domeniche abbiamo meditato sulla bontà di Gesù, sulla sua immensa misericordia che ci ha dimostrato donandoci la salvezza. Oggi la Chiesa ci presenta la figura del buon pastore. Quest'immagine ci fa comprendere bene la cura e la sollecitudine che Gesù prodiga per il suo gregge che siamo noi. Dove c'è il pastore, il gregge pascola al sicuro e vi regna sicurezza e abbondanza. Il salmo che abbiamo recitato diceva: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia». Il Signore ci conduce ai pascoli della vita eterna, ci guida per il giusto cammino e ci difende da ogni pericolo. Sì, ci difende da ogni pericolo. Una certezza di fede questa, fratelli e sorelle, che ci dà forza e ci dà forza anche in questo tempo che attraversiamo di pandemia. Spetta a noi ascoltare la sua voce e seguirlo docilmente. Gesù è il pastore e la Chiesa è l'ovile dove le pecore sono al sicuro. Nella Terra Santa, ai tempi di Gesù, l'ovile era uno spazio a cielo aperto, cinto da muri di pietre, con un'unica porta che di notte veniva chiusa. Alla sera
I pastori conducevano le pecore all'ovile che era custodito da un guardiano. Quando si faceva giorno, i pastori tornavano, entravano nell'ovile e chiamavano le pecore ad alta voce. Le pecore, riconoscendo la voce del loro pastore, si riunivano attorno a lui e quando il gregge era al completo, il pastore conduceva le pecore al pascolo. I pericoli non mancavano. Vi erano animali feroci che tentavano di assalire il gregge. Vi erano anche ladri che cercavano di rubare le pecore. Non sempre il pastore riusciva a salvare il suo gregge e spesso, per mettere al sicuro se stesso, fuggiva di fronte ai briganti. Al contrario, Gesù, il buon pastore, non ha esitato a dare la sua vita per noi, morendo sul legno della croce. Col salmista abbiamo ripetuto: anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Finché siamo con Gesù, non avremo nulla da temere. Per i pastori della Terra Santa, la sorveglianza doveva essere continua. A volte capitava che i ladri entravano di notte nell'ovile scavalcando il muro. Ecco Gesù che dice allora: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Solo il legittimo pastore entra per la porta e solo la sua voce è riconosciuta dalle pecore. Gli altri sono solo dei briganti. Nel Vangelo di oggi Gesù dice chiaramente: io sono la porta delle pecore. Se uno entra attraverso me sarà salvato. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Con questa similitudine Gesù ci vuole far comprendere che solo in Lui noi possiamo trovare la salvezza. Gesù è il pastore e Gesù è anche la porta dell'ovile. Nessuno entra nell'ovile di Cristo, che è la Chiesa, senza credere in Lui e senza ricevere il battesimo, che si schiude questa porta della vita. Per questo motivo San Pietro nella prima lettura diceva a tutti quelli che gli domandavano cosa dovessero fare per ottenere la salvezza, diceva: convertitevi e ciascuno di noi, di voi, si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. Quel giorno, era il giorno della Pentecoste, furono battezzate circa 3.000 persone. Inoltre, nella seconda lettura, lo stesso Apostolo aggiunge che prima di ottenere la salvezza noi eravamo come pecore erranti, ma ora siamo stati ricondotti al pastore e custode delle nostre anime. Gesù è il pastore che non solo ci salva dal nemico, ma che anche ci dona la sua vita. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù ci dona la sua vita in abbondanza. Ce la dona in modo particolare con l'Eucarestia, che è il suo corpo e il suo sangue, un cibo del quale nei giorni che stiamo vivendo molti, purtroppo, sono costretti a nutrirsi solo spiritualmente. Ci auguriamo che quanto prima, superato il pericolo, ci si possa tornare a nutrirsi di questo cibo in modo reale. Fratelli e sorelle, con la similitudine del pastore del gregge, l'Evangelista Giovanni illustra il rapporto che Gesù instaura con coloro che credono nella sua parola, inserendone nel rapporto che egli stesso ha con il Padre. L'ascolto è il nostro primo impegno. La parola di Dio è insostituibile nella vita del cristiano. Senza la parola, la vita del cristiano langue, conduce all'apatia, all'indifferenza, alla mancata testimonianza.
La fonte della fede, l'origine della fede è l'ascolto. Fides ex audito, la fede dall'ascolto, insegna San Paolo. Così con l'ascolto si suscita, si educa, si fortifica e si rafforza il dono della fede. Ascolto della parola che Gesù ci rivolge svelando il Padre. Questo ascolto ci permette di mettere il Vangelo a fondamento delle nostre scelte. Sta all'uomo, sta ad ognuno di noi, ascoltare la voce del Cristo che giunge ancora a noi attraverso la Chiesa. Sta all'uomo, ad ognuno di noi, lasciarsi incontrare dal Cristo e non sottrarsi alla sua presenza amica, non sottrarsi al suo amore che salva. Sta all'uomo, a ciascuno di noi, lasciarsi raggiungere da Lui, il quale incontrandoci ci dona lo Spirito, il suo Spirito. Chi incontra Cristo lo conosce e si lascia avvolgere dal suo amore, lo segue per quella stessa via che Lui ha percorso, così come le pecore alla voce del pastore che le chiama lo seguono. La sequela di Cristo, sì, è ardua, perché è fatta anche di dolore e di croce, ma è l'unica che garantisca la salvezza. Salvezza per la quale Cristo ha compiuto il supremo sacrificio della vita. Impossibile allora, carissimi, non chiedersi oggi chi conduce la mia vita, su quali pascoli, quale pastore voglio seguire. Il mondo sembra impazzito a correre dietro a tanti differenti pastori che hanno spesso nomi suadenti, mode, tecniche, filosofie. Però solo Gesù offre la sua vita per amore delle sue pecore. Gesù è l'unico pastore che ama ciascuno, che conosce e valorizza ognuno di noi. Egli non ama per avere un tornaconto, come fanno i mercenari. Il suo amore senza condizioni è vero e serio. Egli sceglie di donare la sua vita, non vi è costretto. Lo desidera e lo fa, perché ci ama davvero. L'interesse di Gesù è il bene di ciascuno. Il suo unico desiderio è che ciascuno possa pascolare in prati erbosi e dissetarsi a sorgenti d'acqua. Egli è morto per indicare a ciascuno la strada. Ha donato la sua vita per quella di ognuno. Anche noi, fratelli e sorelle, siamo chiamati ad amare gli altri. Amatevi gli uni gli altri come io vi ho amati. Vivere da pecore significa prendere sul serio le parole di Gesù, riferirsi a Lui nelle scelte quotidiane della vita, amare ed amarci come Lui ci ha chiesto, vivere insomma da risorti, da salvati. Chi si abbandona all'amore così umano di Gesù entra nell'infinita esperienza di Dio. Fratelli e sorelle, allora coraggio, scegliamo Gesù come pastore, il Vangelo come metro di giudizio, l'amore autentico come percorso per arrivare a Dio. E un'ultima osservazione desidero fare prima di concludere. In questa domenica del buon pastore o del bel pastore, tutta la Chiesa prega in particolare per le vocazioni di speciale consacrazione alla vita sacerdotale e religiosa. Certo, tutti i battezzati sono chiamati a vivere e ad annunciare il Vangelo e mettersi al servizio dei fratelli, e per questo sempre preghiamo. Ma oggi in particolare preghiamo per la chiamata di giovani e giovane alla vita di sequela di Cristo più da vicino. E questa giornata deve suscitare nel nostro cuore almeno tre sentimenti: di preghiera, perché non manchi mai la presenza di sacerdoti e di consacrati; di simpatia e affetto verso il grande dono del sacerdozio nelle nostre comunità; di sostegno e incoraggiamento a chi avverte la chiamata a diventare ministro dell'Eucarestia, annunciatore della parola di salvezza, ministro di perdono e di misericordia,
in mezzo al popolo che Dio ama. La Santa Vergine interceda per noi, ci sostenga e ci protegga. Così sia. Ed ora insieme rinnoviamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo. Per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato. Morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre. Di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. E con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, in questo giorno santo, in cui la potenza d'amore di Gesù, buon pastore, vince tutte le barriere del peccato e della morte, rivolgiamo la nostra preghiera a Dio Padre. Preghiamo insieme e diciamo: per l'amore del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per l'amore del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per la Chiesa di Dio, convocata nel giorno del Signore, Pasqua della settimana, perché annuncia al mondo la misericordia di Dio e il perdono dei peccati, preghiamo. Per l'amore del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il Papa, i Vescovi, sacerdoti, diaconi e religiosi, perché sotto la guida dello Spirito Santo illuminino le menti di tutti gli uomini e rafforzino la volontà di perseguire ciò che è buono sotto lo sguardo di Dio. Preghiamo. Per amore del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Nel tempo del coronavirus, assisti, o Padre, i medici, gli infermieri, tutti gli operatori e volontari, le forze dell'ordine civili e militari. Con la tua protezione stiano vicini agli ammalati e, illuminati dallo Spirito, trovino al più presto le soluzioni necessarie. Preghiamo. Per amore del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per coloro che si sentono soli, insicuri, timorosi per le loro speranze andate deluse, per tutte le famiglie che si trovano in povertà o in difficoltà economiche, perché la vita di giovani e anziani ritrovi pienezza di significato alla presenza del Cristo risorto, preghiamo. Per amore del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre. Per il rinnovamento nello Spirito Santo e per tutti i movimenti ecclesiali. Lo Spirito Santo, che trasformò il cuore degli Apostoli, non ci faccia rimanere nella tristezza e nella paura, e faccia crescere un nuovo, forte amore per il prossimo, ricco di valori e di ideali evangelici, per la costruzione di un mondo più giusto. Preghiamo. Per amore del tuo Figlio, ascoltaci, o Padre.
Padre Santo, aumenta la nostra fede perché nell'Eucarestia che celebriamo e in ogni evento della nostra vita possiamo sempre riconoscere presente il tuo Figlio, buon pastore, vivo e operante per la nostra salvezza. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Accompagniamo l'offertorio con il canto O Signor, prendi i nostri cuori, numero 196. Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. O Dio, che in questi santi misteri compi l'opera della nostra redenzione, fa che questa celebrazione pasquale sia per noi fonte di perenne letizia. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, o Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo, nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e donandosi per la nostra redenzione divenne altare, vittima e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea degli angeli e dei santi canta l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo il Signore, santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni di te, i cieli e la terra sono pieni di te, della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nelle altezze, Osanna, Osanna, Osanna nelle altezze. Benedetto è colui che viene, benedetto è colui che viene, nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nelle altezze, Osanna, Osanna, Osanna nelle altezze.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione e l'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Vescovo, Papa Francesco, me indegno tuo servo e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio che togli i peccati.
Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Cantiamo insieme il canto Dio è amore, numero 333. Dio ha mandato il suo figlio Gesù perché avessimo la vita per Lui. È Dio che per primo ha scelto noi, suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi. Dio è amore. Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore, Dio è amore. Trinità, perfetta carità, Dio è amore. Thank you.
Preghiamo. Custodisci, benigno, Dio nostro Padre, il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio e guidalo ai pascoli eterni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ed ora rivolgiamo le nostre menti e il nostro cuore allo Spirito Santo. Ti invochiamo Spirito Santo, ci sei necessario Spirito, fondici, plasmaci, riempici, usaci. Alziamo le nostre mani al cielo e cantiamo insieme. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, aiutaci a discernere il vero. Facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio nel fondo dell'anima nostra e aiutaci a distinguerlo da ogni altra voce. Aiutaci ad ascoltare e seguire la voce del pastore delle anime nostre. Mostraci la volontà divina in tutte le circostanze della nostra vita, in modo che possiamo prendere sempre le giuste decisioni. Aiutaci ad accogliere negli avvenimenti quelli lieti e quelli che ci causano tristezza e dolore, i segni di Dio, gli inviti che attraverso essi ci rivolge, gli insegnamenti che vuole inculcarci. Concedici di scoprire, aiutaci a scoprire le esigenze della carità attorno a noi e comprendere tutto ciò che richiede un amore generoso. Spirito di amore, effondi su di me e su ognuno di noi tutto quello che ora io, noi possiamo ricevere da te. Sia lode a te. Amen. Vogliamo rispondere a questa invocazione cantando con fede e con gioia l'Alleluia. Alleluia. 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 Prima di concludere questa Santa Messa con la invocazione della benedizione di Dio, desidero ringraziare il dottor Martinez per l'invito che mi ha rivolto e soprattutto ringraziare lui e i suoi collaboratori e tutta la comunità del rinnovamento per l'impegno che anche in questi giorni difficili
che tutti noi stiamo vivendo, profonde, per far sì che tutti noi, tutti voi, possiate trovare il conforto che ci viene dall'ascolto della parola del Signore e dall'esercizio della carità attraverso il dono, che è un modo anche per vivere la nostra, autenticamente la nostra fede. Vi avverto anche che dopo la benedizione vi esorto a restare ancora in collegamento, perché il dottor Martinez darà le indicazioni per il prosieguo di questa iniziativa, per le altre attività che sono previste. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio, che nella risurrezione del Cristo ha operato la nostra salvezza e ci ha fatto suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ci ha dato il dono della vera libertà, vi renda partecipi dell'eredità eterna. Amen. E voi che per mezzo del battesimo siete risorti in Cristo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Concludiamo la celebrazione cantando a Maria, Donna della Speranza, numero 324. Donna dell'attesa, Donna della Speranza, Donna del dolore, Donna del fuoco d'amore, Donna dello stupore, Donna vestita di sole. Nel grembo tuo accolta è la parola che l'uomo attende per la sua salvezza. Carne di Dio, tu ci doni, o Madre. Donna dell'attesa, Donna della speranza, Donna del dolore, Donna del fuoco d'amore, Donna dello stupore, Donna vestita di sole. E come ha annunciato la sua eccellenza Iannone, rimaniamo in diretta e diamo la linea al nostro presidente Salvatore Martinez. Buonasera a tutti.